Anche io, come tutti, data l'importanza di tutto quello che è uscito stamattina, i pluripunti di vista, le sollecitazioni, veramente io penso che sia arrivato il momento di sederci intorno a un tavolo seriamente per capire concretamente che cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo andare senza aspettare l'ultimo momento che si faranno le corse del ciuccio, scusate l'espressione, un poco raffazzonate. Invece adesso sarebbe il momento di sedersi e capire. Io ringrazio il professore Pollio perché questa mattinata, che doveva essere semplicemente un incontro sulla collaborazione e tecnologia, anche un po' teorica forse, è rimasta, invece ha dato proprio il là, secondo me, a tutta una serie di cose, perché noi lo sappiamo, guardate, io sono 35 anni che sto su questo argomento e come te, come Renata, parliamo sempre di questo, ma forse adesso i tempi sono maturi. Veloci, e perché anche io volevo dire delle cose, però mi preme, anzi friggevo, perché volevo intervenire su molte cose che sono state dette, perché anche io sono sul campo, come te, come Renata, come tanti colleghi che veramente operano nel concreto. L'Europa fra poco ci chiede l'impegno, ma noi non ci arriveremo, perché perché noi partiamo dal fatto, tu dicevi, non abbiamo personale specializzato. Io dico di più, non abbiamo personale. No, allora, non abbiamo personale. Io adesso, insegno all'università, ma faccio ricerca. Quindi io in prima persona so che non posso utilizzare più le biblioteche come una volta, perché non c'è il personale. Il Ministero, non ho capito quando intende svegliarsi su questo argomento. Scusatemi se lo dico con tanta foga, ma io proprio parlo, voglio dire, da utente, quando il Ministero intende svegliarsi su questo argomento, perché che una Biblioteca Nazionale di Napoli, Vittorio Emanuele III, o altre realtà più o meno grandi, non abbiano personale per prendere i libri, partiamo dall'ABC, proprio dal... Ma anche per l'aprile, che mi si chiede se tu devi andare, devi vedere che cosa vuoi, devi prenotare, perché ci sono 3 unità su un'intera biblioteca, non va bene. Cioè, già stiamo messi male. Come possiamo poi pensare di digitalizzare il patrimonio? È vero che OPAC sta digitalizzando, ma è una minima percentuale rispetto al patrimonio che ha già, voglio dire, i famosi PDF scaricabili che intendeva il professore. È una minima cosa rispetto al patrimonio che abbiamo, o no? E quindi che anche noi alla fine dove andiamo a studiare? Su archive.org, sul sito americano che c'ha tutto digitalizzato? Ma perché non lo dobbiamo fare anche noi? Ma per farlo anche noi dobbiamo avere soldi a parte, dobbiamo avere personale che proprio prende i libri, poi il personale che digitalizza con la formazione che noi università siamo in grado di fare, sì. Appunto. Personale che schedi. Allora, arriviamo un attimo per gradi, quindi stiamo analizzando, perciò ho detto è importante adesso sederci. Questo per quanto riguarda le biblioteche. Gli archivi, vogliamo parlare degli archivi? Ma gli archivi stanno ancora peggio. E io sempre da utente lo dico, gli archivi, pensate all'archivio storico comunale di Napoli. L'archivio storico comunale di Napoli sta inguaiato. L'archivio storico comunale di Napoli è chiuso, è aperto 3 giorni ogni stagione. Poi, vogliamo parlare dei musei? Anche Capodimonte, che è uno dei musei importanti, è sottodimensionato. Quindi che speranze poi hanno i musei piccolini? Comunque, non è questa la materia di oggi, però sappiamo che questa è una materia incendiata proprio, perché fra poco veramente scoppierà la famosa bomba che diceva la dottoressa, perché quella già sta scoppiando, perché molti sono già andati in pensione e poiché noi sappiamo che sono tutti più o meno coetanei, veramente fra poco non c'è più nessuno. E allora per tenerli aperti, il pericolo che io inizio a vedere è che metteranno dentro gente che non c'entra niente, perché nel frattempo le persone che noi dall'università stiamo formando, nella migliore dei casi stanno finendo nella scuola, nella migliore dei casi. Se non vanno a fare camerieri di qua, camerieri di là, io ho un ragazzo bravissimo che sta facendo il cameriere
a Londra. Uno che si è laureato sulla filologia del testo moderno. Vabbè, detto ciò, volevo dire una cosa a Renata. Io sono anni che sto premendo, poiché io sono, quest'anno fanno spaccati 10 anni che sto lavorando sulle nuove tecnologie digitali. Io insegno storia dell'arte contemporanea e insegno storia e tecnica della fotografia nel Dipartimento di Studi Umanistici. Lo dico a chi non mi conosce. Però lavoro moltissimo sul patrimonio culturale, ovviamente beni culturali nel mio caso, quindi arte, da combattente che scendo armata, insomma, quindi non solo dietro alla scrivania a fare storia dell'arte, faccio proprio, sono molto presente in cantiere, col forcone in mano. Detto ciò. E quindi stavo dicendo, sono anni che io premo, visto che sono 10 anni che lavoro con il mondo della col digitale, 10 anni fa io non sapevo manco che era, se non usare il mio computer e i miei strumenti. Sono entrata in questo mondo, ormai ci lavoro tranquillamente, quindi non lo vedo nemmeno come dire, un mostro da cui aspettarsi chissà che cosa. Ormai per me va de plano lavorare insieme. Anzi, ho anche acquisito il linguaggio, eccetera, eccetera. Comunque, e sto formando i miei studenti in questa linea e sono anni che premo affinché noi istituiamo nella nostra Dipartimento di Studi Umanistici il corso di laurea di Digital Humanities. Perché secondo me oggi, anche per questo, i tempi sono maturi. 10 anni fa no, ma oggi sì. Cioè bisogna formare dei ragazzi che sappiano, che abbiano una formazione umanistica, quindi storico-artistica, eccetera, eccetera, ma che sappiano immediatamente la loro forma mentis deve essere già sul pezzo digitale, sul veicolo. Vorrei dire tante cose, ma ormai mi ha fatto piacere che il professore Chianese ha lanciato quei piccoli frammenti della mostra Il bello e il vero, perché lui ha detto una cosa sbagliata, ha detto che eravamo i primi forse a Napoli che sperimentavamo le nuove tecnologie nel mondo della fruizione digitale in un museo. Non è vero, eravamo i primi in Italia, perché il prototipo della, ve lo dico proprio con sicurezza, perché poi dopo ho partecipato a un convegno dove si alzò Parma 2 anni dopo dicendo che erano i primi e io dissi guarda, non ti voglio togliere niente, ma noi 2 anni fa abbiamo fatto la mostra con le opere parlanti, cioè che le opere parlavano da sole a chi avesse uno smartphone raccontando la loro storia. Quindi l'avevamo già, siamo stati i primi, non è che mi voglio fare un vanto, però voglio dire che in tutto questo diamo a Cesare quel che è di Cesare ogni tanto. Quindi quella mostra fu la prima sperimentazione di questo internet delle cose, cioè questo smartphone che veniva intercettato dal sensore applicato all'opera. Tante altre cose vi volevo dire, ma non me ne viene più in mente una, però a questo punto stringo e vado in una delle ultime cose che abbiamo realizzato, sempre in questa, con un gruppo di ricerca, miei allievi, allievi dell'ingegneria, di ingegneria informatica, che abbiamo realizzato con questi gruppi di ricerca integrati. Tra le varie cose che abbiamo fatto c'è questo PORBEC, questo portale dei beni culturali, poiché in questi ultimi 10 anni io mi sono sempre chiesta, ci stiamo chiedendo, quale sia il ruolo degli ambienti digitali. Sappiamo ormai che le digital humanist sono questo sistema integrato tra formazione umanistica, storica, storico-artistica e le nuove frontiere tecnologiche, però quale sia veramente il ruolo dei sistemi digitali. PORBEC, perché noi viviamo ormai di acronimi, ormai anche questo ci tocca, oltre che stare al passo con l'innovazione tecnologica, significa portale dei beni culturali, quindi molto semplicemente è una piattaforma che abbiamo messo a punto all'interno di un progetto con la Regione Campania, l'Università e altri partner come le imprese, che si chiamava, perché è terminato da poco, REMIAM, cioè Rete dei Musei Intelligenti. All'interno di questa Rete dei Musei Intelligenti abbiamo fatto tante cose. Una sciocchezzuola è stata il catalogo del Museo Filangieri, perché il Museo Filangieri, che non ha un catalogo, e noi abbiamo tantissime realtà
museali che non hanno il catalogo, ok? Quindi abbiamo fatto il catalogo del Museo Filangieri nel 2021, quindi non 10 anni fa, e abbiamo fatto, tra le altre cose, questa piattaforma. Che cos'è Porbeck? È un portale virtuale, totalmente virtuale, ma non solo, dove poter compiere delle visite. È un sistema integrato, diciamo, che mette insieme, appunto, quella connessione famosa tra storici, storici dell'arte, ricercatori, gallerie, piccoli musei, turisti, visitatori, on-site e outside, cioè dentro e fuori, nel senso che Porbeck è un sistema integrato che ci permette di compiere dei percorsi di visita all'interno dei musei reali e fuori in ambienti totalmente virtuali. Non ci permette solo questo, perché essendo un sistema integrato tra catalogazione, fruizione, pubblicazione, valorizzazione, eccetera, anche permette di monitorare i beni che sono conservati nei musei, di appunto di monitorare l'ambiente, la sanità dell'aria, la luce, la temperatura, eccetera, eccetera, attraverso un sistema di sensori. Quello che a noi ci interessa è, ovviamente che interessa a me nello specifico, è tutto ciò che è alla base della catalogazione, perché diceva giustamente Renata De Lorenzo che per fare una scheda di un libro o di un disegno o di un manoscritto, qualsiasi cosa, ci vogliono giorni e giorni, ed è vero, perché per fare la scheda di un'opera d'arte, nel caso mio, non solo ci vogliono giorni e giorni di compilazione della scheda, ma ci vuole un percorso formativo altamente specializzato, perché la conoscenza è sempre la base di qualsiasi cosa. E per arrivare alla conoscenza noi formiamo dei storici dell'arte e catalogatori. Dalla catalogazione, che è la base di qualsiasi percorso, noi andiamo a creare quello che poi possiamo far vedere agli utenti, che possiamo creare per gli utenti delle visite virtuali o fisiche o reali, appunto, di alto profilo scientifico. Quindi nella catalogazione mettiamo anche la georeferenziazione delle opere, il multimediale, le multilingue e così via discorrendo. La fruizione on-site, off-site, dentro il museo con l'utilizzo di smartphone, tablet o altri device, fuori il museo, da casa, attraverso le web gallery e altri sistemi. Questo Porbeck, alla fine, che cosa è? È questo museo, diciamo, non è un museo, è un portale, abbiamo detto, dove ci sono degli space, li abbiamo chiamati space. Ecco qui, sto stringendo, perché il tempo ormai si è fatto tiranno, ma è stato tutto troppo coinvolgente per non poter dire qualcosa. Veramente bisogna lavorare. Io lo vedo ormai che siamo sulla direttiva, che dobbiamo intraprendere questo tavolo, dobbiamo creare questo tavolo di lavoro insieme. Lo space, quindi tornando al nostro Porbeck, è uno spazio espositivo o un sistema espositivo dove noi andiamo a occupare. È uno spazio espositivo virtuale in un ambiente quindi alternativo a quello reale, però ugualmente praticabile, ugualmente importante. Quando noi vediamo alla televisione quei bellissimi documentari sull'Himalaya, ci viene voglia di andare sull'Himalaya? Come? Mica esauriamo la nostra sete di avventura o di conoscenza alla visione del documentario. Anzi, mi viene più voglia perché voglio andare proprio a vedere, a fare proprio l'esperienza dell'Himalaya. È la stessa cosa. Lo space propone una visita invogliando, ed è qui che dobbiamo capire il mix tra la conoscenza, la fruizione, la valorizzazione. Cioè noi dobbiamo anche trovare la chiave dell'attrazione, perché è fondamentale l'attrazione oggi nel mondo digitale. Come attrarre non solo i giovani, tutti. Come? No, è gratuito. Perché la conoscenza, a mio avviso, deve essere gratuita, non solo. Ma lo space è anche autogestito. Nel momento in cui l'amministratore
nel momento in cui la persona, l'ente, diventa amministratore del suo spazio, lo deve gestire. E quindi in questo spazio puoi far vedere che cosa? Puoi far vedere la visita di un museo, puoi far vedere un nucleo collezionistico. Noi abbiamo messo il Filangieri, per esempio. Puoi fare una mostra, una galleria, un atelier di artista. Ci abbiamo gli atelier di artisti, c'è Lello Esposito con il suo atelier. Possiamo far vedere atelier di artisti che non possono essere visitati perché nel caso stanno nelle case degli artisti. È anche un modo per conservare la cultura. È anche un modo per conservare la cultura. Penso praticamente di aver detto tutto, l'importante è andarlo a praticare e a vedere. Abbiamo già caricato tanto, Porbec può essere consultato da tutti. C'è anche un catalogo da scorrere in modalità libro oppure le visite integrate. È un prodotto con una parte di Federico II. Stiamo cercando adesso, perché questa cosa è capitata nel cambio di governance, stiamo cercando adesso, l'abbiamo già promosso con il nuovo rettore, proprio appena diventato rettore, adesso lo stiamo cercando di promuovere ancora di più. E poi abbiamo già inserito tante cose, ci sono mostre per esempio del passato chiuse, quindi si possono rivedere. Abbiamo fatto una mostra del patrimonio artistico della Federico II adesso non mi ricordo più l'anno, l'abbiamo riproposta in Porbec, quindi la si può rivedere. È anche un modo per conservare le attività che si fanno. E poi ci stanno i luoghi, oltre ai luoghi da scoprire, vedete c'è anche la modalità libro. Questo è il flash sull'Università dell'Arte, la mostra che facemmo al PAN del patrimonio della Federico II. Devo partire il filmato, che non so far partire. Questo giusto per far capire come io sia pratica, non è vero? E poi devo dire una cosa che mi è venuta in mente. Ok, e quindi è un'occasione di valorizzazione, di conservazione, di fruizione per tutti. Ecco, queste sono le opere del patrimonio nostro. Finito. Quindi penso di aver detto abbastanza su Porbec. Invece volevo dire un'altra cosa e chiudo. No, perché lei, anzi noi ci davamo del tu, perché pure io sono un utente della nostra biblioteca universitaria. E sono tante volte. Dicevamo il fatto, la domanda che cosa sopravviverà tra le due biblioteche. Ma io non lo so che cosa sopravviverà, probabilmente niente o tutte e due. Sicuramente forse ha ragione Renata, se non si corre subito ai provvedimenti del personale, la vecchia biblioteca chiude, diventa un fossile. No, nemmeno un museo, perché il museo comunque c'ha una sua politica. Ormai i musei si sono sdoganati, ormai si usa questo termine, hanno una loro politica di promozione, di dinamica, di vita, ma le biblioteche no. No, peggio gli archivi. Però vi devo dire questa cosa. La domanda era quale sopravviverà? Adesso io vi porto un'esperienza. Renata aveva detto che noi siamo già di una generazione vecchia, per cui noi ci siamo formati sul cartaceo, e ci siamo adattati al tecnologico anche bene, perché noi usiamo tranquillamente il mondo digitale. Io mi ci trovo benissimo. Diciamo che mi trovo benissimo in tutti e due i mondi, che per me non sono distaccati ma sono integrati. È vero, i ragazzi di oggi sono nati nel digitale. Guardate che i ragazzi studiano sul telefono, non studiano più sui libri. Io lo vedo da mio figlio, c'ha 23 anni. Quello legge, studia sul telefono, nemmeno sul computer. Studia sul telefono, sullo smartphone. Ma io ho assistito a un'altra cosa, e con questo chiudo. Non voglio dire il luogo, non voglio dire chi. Un piccolo comune che ha digitalizzato la sua biblioteca buttando i libri e i giornali. Cioè l'emeroteca, perché questo direttore giovane, nativo digitale,
non ha ritenuto e ha ritenuto inutile conservare i giornali. Per cui i giornali sono stati tutti digitalizzati e i cartaceo buttati. Se noi non arriviamo adesso, ora, a porre rimedio, molto probabilmente con i nostri futuri direttori che stanno nascendo nell'ultimo decennio, questa è la fine che faremo. Arrivederci, grazie.